Buon 25 aprile a tutte e a tutti. Sarò senza voce, quindi sarò particolarmente breve, ma è una piazza straordinaria, Questa è una foto piazza qua, che cosa bellissima dice? per una Cosa festa che ha il dice cuore te? Sei della scelto nostra più democrazia, liberale, dei principi, com'è alla possibile base della far nostra diventare Costituzione. Roma e l'Italia sono antifasciste e sono democratiche. E festeggiano a testa alta il 25 aprile per ricordare, ce l'ha detto bene Fabrizio, ringrazio lui, ringrazio l'ANPI, ringrazio tutte le associazioni combattentistiche che rappresentano i valori e la continuità della lotta di liberazione al nazifascismo. Noi siamo fieri, noi siamo orgogliosi che grazie al sacrificio e al coraggio dei partigiani abbiamo potuto liberarci, contribuire alla nostra liberazione, non ricevere una liberazione. E senza questo coraggio, senza questo sacrificio, noi non saremmo stati in grado di diventare una repubblica, di diventare una repubblica democratica, di elaborare una Costituzione così avanzata che mette al centro tutti i diritti, i diritti civili, i diritti politici e i diritti sociali, perché l'antifascismo si è definito come un grande fronte costituente e non solo una reazione agli orrori e alla barbarie del nazifascismo, perché quando ha detto mai più la guerra, mai più l'oppressione, mai più la dittatura, mai più la Shoah, mai più la barbarie della guerra di un sterminio, ha anche avuto la forza e il coraggio di elaborare dei principi intorno a cui costruire un mondo nuovo e un mondo migliore. E alla base di questi principi ci sono appunto i valori di libertà, di democrazia e di giustizia, i valori della pace e i valori di un Stato che non è uno Stato militarista, ma uno Stato che investe sul welfare, sulla sanità, sulle pensioni, sulla scuola. Questo è l'eredità dell'antifascismo ed è per questo che tutto il paese deve celebrare questa festa che è stata istituita subito dopo la liberazione. È la prima festa della nuova Italia, è stata istituita nel 1946 e poi è stata messa in una legge nel 1949. Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, che dice che tutto il paese è unito intorno ai valori e ai principi che hanno animato i partigiani, che hanno animato chi si è battuto contro la barbarie nazifascista e che hanno voluto intorno a quei valori creare un paese unito, un paese democratico, un paese civile e un paese che proprio per questo ha saputo diventare prospero. E per questo è anche vero che per onorare il 25 aprile noi dobbiamo anche onorare la nostra Costituzione e dire, lo voglio dire con forza, noi difenderemo la nostra Costituzione, noi difenderemo la nostra Costituzione, che è l'eredità più preziosa che quella battaglia ci ha lasciato. Noi la difenderemo in ogni modo e non permetteremo che sia toccata, perché la Costituzione è il lascito più prezioso di quella battaglia e noi, guardando avanti, guardando al futuro, guardando a tutte le sfide importanti che dobbiamo affrontare, i cambiamenti climatici, la riduzione delle distanze e delle diseguaglianze, noi sappiamo che troviamo nella Costituzione i valori, i principi e le risposte per riuscire ad affrontare quelle sfide. Per questo la difenderemo e per questo continueremo a celebrare il 25 aprile e a celebrare Roma medaglia d'oro della Resistenza e dell'antifascismo. L'assessore Miguel Gondolchi, a differenza mia, la voce mi dirà tutte le cose che stiamo facendo, delle bellissime feste, perché il 25 aprile è innanzitutto una festa, una bellissima festa di popolo, come questa piazza e come sarà tutta la città in questi giorni, davvero. Evviva il 25 aprile, evviva la libertà! Sindaco di Bene Godò. Cittadine romane,